Abbiamo l'onore di ospitare all'interno del nostro staff il maestro Mauro Labita, che avete conosciuto poco fa. Il maestro Mauro, presidente appunto dell'IKMI, quindi di conseguenza ci ha dato la possibilità e ci ha coinvolto in questa organizzazione. È la prima volta che la Blasius si mette a disposizione. Abbiamo avuto questa opportunità che è andata alla grande. Non ci aspettavamo neanche noi questa massiccia presenza delle signore, e devo dire la verità, è molto utile. Sto vedendo molto entusiasmo all'interno della sala e siamo davvero contenti. In pochissimi giorni siamo riusciti a tirare su davvero una grande manifestazione. È fondamentale fare attività fisica, ma è anche importante imparare a difendersi in un periodo come questo. Infatti il maestro Mauro diceva proprio questo: la preparazione fisica, atletica, quantomeno l'elasticità è importantissima, quindi le attività che consentono il corpo di restare agile, attivo, sono ottime per poter preparare il corpo alla difesa e a tutte le tecniche che non sono ovviamente violente, ma ovviamente servono ad impedire la violenza, e questo è un messaggio molto importante che oggi è stato mandato. Oggi è diventato fondamentale imparare a difendersi, perché abbiamo visto dalla cronaca purtroppo attuale che le aggressioni sono in aumento. Siamo arrivati a 107 femminicidi già quest'anno, ed è un numero troppo elevato. Dobbiamo partire dalla sensibilizzazione delle donne e dalla sensibilizzazione anche degli uomini. L'antiaggressione, la consapevolezza di se stesso, tecniche semplici ma che ti rendono anche fiducioso nelle tue capacità, nelle tue abilità di sapere gestire situazioni critiche, diventa credo oggi importantissimo per persone che siano giovani, meno giovani e giovanissime. Tanti ragazzi, tanti giovani, tante donne si stanno cominciando piano piano ad avvicinare a questa nuova disciplina, il Krav Maga. Di cosa si tratta? Cosa insegnate? Il Krav Maga è una disciplina da combattimento che nasce in Israele per l'addestramento delle forze armate israeliane, ma poi diffuso nel tutto il mondo con un programma per civili. Oggi ci rivolgiamo con programmi tecnici che l'International Krav Maga Institute, che io qui rappresento in Sicilia come National Expert, è oggi ottimizzato per le donne, è ottimizzato per bambini con programmi specifici, è ottimizzato anche per gli uomini chiaramente. È diventato molto efficace. Non è vero che occorrono tecniche difficilissime da studiare, non è vero che occorrono 20 anni per imparare a difendersi. Noi possiamo cominciare a imparare a difendersi già domani stesso.